professoressa Poli, perché il suo contributo anche all'interno del catalogo è stato fondamentale per fare la congiunzione tra queste due correnti che apparentemente potrebbero sembrare molto diverse. Infatti anche nel mio saggio, quando ho iniziato a parlare del tema del barocco, perché da modernista è quello che mi diciamo preme maggiormente comunicare anche ai visitatori e fruitori della mostra, ho detto è un confronto cronologicamente impossibile, perché effettivamente i secoli che dividono queste due correnti artistiche non si possono negare. Però prima giustamente la professoressa Poli parlava anche di date, parlava di circoscrivere anche i movimenti all'interno di estremi temporali che possono aiutare la comprensione. Infatti da una data poi abbiamo iniziato a concepire questa mostra, ovvero 1599. Perché? Perché questa data? Perché a Roma nel 1599 avvengono tanti fatti. Avviene il ritrovamento miracoloso del corpo di Santa Cecilia presso la Basilica di Santa Cecilia in Trastevere, e la professoressa poi conosce benissimo questa cosa perché sicuramente la insegnerà ai suoi studenti. E viene incaricato Stefano Maderno di scolpire una scultura da porre sotto l'altare maggiore della Basilica. È la prima scultura della storia dell'arte dove la santa non viene idealizzata, ma viene rappresentata fedelmente per come viene ritrovata nella sua corporeità. Cioè la santa è sgozzata, reclina e a noi dalle spalle, quindi al fedele non volge nemmeno lo sguardo e neanche il capo, non c'è una comunicazione diretta col fedele. Ecco, questa rottura, che poi Stefano Maderno traduce in scultura, è esempio di un secolo, è esempio di un'epoca, è l'epoca della Controriforma, è l'epoca dei grandi santi, è l'epoca di Santa Teresa d'Avila, di San Giovanni della Croce, tutti santi che lasciano anche importantissime testimonianze documentarie, diari, personali, dove raccontano le loro esperienze mistiche. Il misticismo all'interno del 1600 è una cosa fondamentale e siamo fortunati perché in questa stanza possiamo volgere lo sguardo e capire benissimo com'era il sentimento dell'epoca nel rappresentare il sogno di Giacobbe. Ovviamente un tema veterotestamentario che però viene tradotto nel corpo dolcissimo di Giacobbe, che ha questo volto che non è, diciamo, casuale, l'inclinazione del capo in quel modo, gli occhi che vengono rappresentati con quella fisionomia, l'incarnato leggermente più arrossato sulle gote, erano tutti stilemi che anche gli artisti si passavano di bottega in bottega per rappresentare, per far capire e per far comprendere meglio al fedele cosa stava avvenendo in quel preciso momento. Quindi quell'esperienza mistica, perché il sogno di Giacobbe è il momento nel quale Giacobbe ha questa visione nel sonno di comunicazione tra il cielo e la terra, per cui è quella metafora, come appunto è metafora l'esperienza teatrale che diceva anche, ricordava la professoressa Poli, che serve per comunicare uno spirito, per comunicare quello che è il sentimento religioso di un'epoca. Sentimento religioso che dobbiamo pensare era molto dilagante, perché non solo a livello mistico, per cui con importanti figure carismatiche di santi, ma era proprio intrisa la società di questo desiderio di fede, a volte anche esasperato. Abbiamo testimonianze a volte di esorcismi pubblici dove le folle partecipavano perché erano attirate da questa sfera del trascendentale, questa sfera diciamo più sensazionale anche della fede. Iniziamo questo percorso di visita della mostra però da un quadro che è apparentemente più lontano al 1599, che è, lo potete trovare subito all'ingresso, questo Bacco e Arianna di Bartolomeo di Lobono. Abbiamo voluto inserire proprio all'inizio del percorso perché è anche l'ultimo che si ritrova dopo aver fatto questa carrellata di dipinti barocchi, per comprendere qual è il sentimento poi a fine 600 che guarda già verso il 700. Ecco, il 700, che a volte anche in maniera errata viene sempre inserito all'interno del barocco, non è proprio, diciamo, è un po' una forzatura inserire il XVIII secolo all'interno della definizione di barocco, più propria è quella del rococò nella prima metà del 700, è un sentimento diverso. Il decorativismo è molto forte, cioè l'attenzione del dettaglio, della decorazione è molto viva, ma viene meno tutto quel sentimento forte, a volte anche un po' caricato, dell'esperienza mistica, che invece all'interno della cultura seicentesca è molto molto forte.
Ecco, poi a me fa piacere anche parlare in questo momento di questa tematica barocco e spazialismo, quando una settimana fa a Roma, presso Palazzo Barberini, si è svolto questo importante convegno sull'arte di Andrea Pozzo, che proprio recava in titolo la frase che voi trovate all'interno, qui nella letta di sinistra del catalogo, e dove Andrea Pozzo, nel suo Perspectiva Pictorum, pubblicato nel 1693, ricordava i suoi allievi che l'arte, per come la intendeva lui e per come la insegnava anche nella sua bottega, era in grado di congiungere il vero col finto ed era in grado quindi di creare l'illusione nell'occhio dello spettatore per andare a colmare la differenza che c'è tra la realtà e la finzione. Ed è un aspetto molto importante, perché questo senso di meraviglia che noi possiamo vedere ancora oggi, banalmente entrando nella chiesa di Sant'Ignazio di Loyola, vedremo che la navata centrale tutta decorata da fresco di Andrea Pozzo, ancora oggi, diciamo, in un certo qual modo non solo ci stupisce e ci ammalia, ma ci seduce, perché l'arte barocca è anche seduzione, e lo vediamo molto bene anche nelle opere che sono qua esposte, perché nelle forme ricercate, nei particolari dipinti, la seduzione è molto forte ed è palpabile. Questo concetto di associazione, quindi di queste due correnti molto diverse, è un, diciamo, un po' di moda negli ultimi anni, se consideriamo che già 4 anni fa in Galleria Borghese la direttrice Anna Coliva aveva proposto di affiancare le sculture di Lucio Fontana denominate i barocchi, già dalla storiografia del Novecento, con le opere appunto barocche, per cui si andava in Galleria Borghese, c'era Domenichino e di fianco una scultura di Lucio Fontana. Quindi è un tema che già sono già degli anni che si mastica all'interno dei grandi cicli, dei grandi circuiti culturali internazionali. Portarlo a Piacenza però è stata una novità, e di questo devo ringraziare, purtroppo non è presente qui stasera, il dottor Giorgio Baratti, che è il collezionista di tutta la parte barocca, si scusa ma purtroppo per un imprevisto non può essere qua presente, e che ha appunto con entusiasmo deciso di prestare queste sue opere. Queste opere che appunto sono state scelte per avere una visione un pochino più allargata possibile su quello che è il clima pittorico e artistico del barocco. Partendo da questa stanza, infatti, a quella alle mie spalle, possiamo trovare un'opera di Spadarino e di Andrea Pozzo. Spadarino è magari un artista che più può sembrare anonimo, completamente sconosciuto, invece era un fedelissimo seguace di Caravaggio, e per cui ritorniamo alla grande rivoluzione di fine Cinquecento, perché sempre nel 1599, nel settembre del 1599, davanti Castel Sant'Angelo, avviene un grandissimo fatto: viene decapitata Beatrice Cenci. Un fatto terribile, ricordato dalle fonti. Caravaggio è presente mezza Roma, perché la folla è veramente molto, molto ampia. Abbiamo anche testimonianze di morti che hanno avuto un'insolazione talmente forte che poi dopo abbiamo tutta questa cronistoria, questi racconti dettagliatissimi di come queste folle appunto si ritrovassero proprio per andare ad assistere a questi fatti. E questo fatto segna molto l'arte di Caravaggio, che poi ripresenta queste atrocità anche nel famoso martirio che possiamo vedere in Cappella Contarelli, che verrà presentato proprio per l'anno santo, il Giubileo del 1600. E quindi da questo quadro di Spadarino, questa costola del caravaggismo, inizia il nostro percorso espositivo all'interno di questo contesto e tramite appunto l'arte barocca. Ci spostiamo poi nell'altra stanza, questa a mio fianco, per vedere un'altra opera di Agostino Beltrano, un caravaggista che lavora presso la scuola napoletana, una scuola che risente molto dell'influsso di Caravaggio, ma che personalmente Beltrano reinterpreta andando a coniugare quindi il linguaggio di Caravaggio con quello di Oveneto. Infatti possiamo vedere all'interno di questa composizione dei preziosi panneggi, degli abiti molto ricercati all'interno del colore, il colorismo tipicamente veneto. L'altra parete, che ospita il quadro di Livio Meus, invece ci fa da tramite per capire l'altra grande rivoluzione che avviene sempre nel 1600, all'inizio del 1600, siamo nel 1602-1603. Pietro Paolo Rubens arriva a Roma. Arriva a Roma e gli viene commissionata la decorazione di una cappella nella Basilica di Santa Croce di Gerusalemme.
e con le sue opere, diciamo in un certo qual modo, va a rovinare quel piccolo equilibrio che si andava a formare dietro la figura di Caravaggio, perché infatti la rivoluzione di Rubens sarà ancora più seguita di quella di Caravaggio. Perché? Perché mentre il caravaggismo poi verso il 1620-1630 andrà un po' a scemare, la grande rivoluzione di Rubens, che avrà seguito poi Pietro da Cortona e i suoi allievi, quindi Lilio Meus, che è questo artista allievo di Pietro da Cortona, si andrà a portare avanti nei decenni, fino a toccare anche il 600 inoltrato e a portarsi anche per i primi decenni del 700.